Suona un pochino da pavaculo come Marco Giordano a Masterchef, ma io ero un tifososo del Napoli in questa partita, come nella scorsa, perché al di là di quello che l'udienza ci sarà, il risvolto sul meno 15 più 15 della Juve, io guardo chi mi sta dal sesto posto al sesto, quindi Atalanta e Lazio. Ho rosicato tanto quando ho visto vincere la Lazio in quel modo, perché è la mia rincorsa alla Champions, o comunque con 50 o con 35 punti. Io devo notare che anche ne avessi 50, la Lazio era meglio che ne avesse 3 in meno di punti che non 3 in più. E oggi ci fanno un favore, perché in qualsiasi modo l'Atalanta, quota sesto posto o quota quello che ti pare, rimane ferma, e perché il Napoli è imprendibile. Anche se io vi dirò questa unpopular opinion, che secondo me nella testa del 5%, che comunque dai, è tutta una percentuale, si poteva instaurare nella testa di un tifoso del Napoli, anche dopo aver visto Spezia-Inter, ovvero l'ennesima riprova che quest'anno la seconda in classifica non ha mai fatto così male negli ultimi campionati recenti, gli ultimi 10 anni, a livello di punti. Poi che il campionato della Serie A abbia tante belle realtà rispetto a qualche anno fa, questo è innegabile, ma che il secondo posto non abbia abbastanza punti, questo è una quota certa. Oggi si poteva instaurare nel tifoso del Napoli quell'idea che al 60° minuto c'era un pericoloso dato di 2 partite al Maradona, giocate in casa, sai, come l'anno scorso, nei match di Napoli-Roma, Napoli-Fiorentina, Napoli-Milan, dove si è andata in frantumi l'idea dello scudetto del Napoli, e forse anche qualche altro passo al Maradona, dove ci sono intanto 2-0 nei gol fatti, e questo poteva già farti pensare che magari arrivava il Muriel di turno, che come Vecino te la buttava in quel posto. E guardando il calendario, comunque, la sconfitta con la Lazio unita a magari un risultato che non c'è stato con l'Atalanta, poi, sai, vado a Torino, c'ho il Milan, a Lecce, non è mai semplice. Avendo avuto un'avversaria più vicina al Napoli, qualcosa si poteva instaurare. Ciò che sicuramente il Napoli non gliene frega niente è quello che poi succede sul campo, ovvero che non c'è stata la vera antagonista. Non c'è stata la vera antagonista quest'anno. E oggi, più che mai, mi immagino 3 nomi che hanno praticamente consegnato quello che sta succedendo a Napoli, visto che la scaramanzia e tutto quanto aleggia, no? Quando parlo del Napoli. Il numero 3, Kim, che oggi con un 7 in pagella, e ogni volta che ormai anticipa tutto ciò che gli si separa davanti, c'è quest'urlo del Maradona che è spettacolare. Se dovessi elencare 3 nomi che hanno condizionato tutto quello che ha fatto il Napoli, perché non diciamo la parola che inizia per S per loro rispetto, io metto Kim sopra Lobotka, metto Kim, metto Osimhen e metto Kvara, perché oggi lo ha dimostrato, un gol ogni 145 minuti, e Osimhen ovviamente neanche a spiegare perché è lì. Il giocatore che esce dal campo non trovando il gol per 2 partite di fila sa che magari adesso ha tutto il mondo che lo osserva nei numeri, c'è addirittura 4-3-3 che ricorda che Cristiano Ronaldo e Messi hanno quasi impiegato più partite per arrivare a un tot di gol in giovane età rispetto a questo Osimhen, quindi se la sta mentendo anche se stesso la pressione con tutti questi numeri, anche se in questo momento non ha bisogno di forzare la giocata, possono andare col freno a mano. L'unica nota dolente per il Napoli è quello che è successo con Kim. Però, al di là di tutto, poteva assolutamente esserci quel pensiero che, sai, questa squadra poi cominciano a farsi le ultime 15 partite, qualcosa cambia. E invece no, oggi la riprova che Kvara, quando vado a confrontare quella formazione che nel 17-18 con Sarri aveva fatto 69 punti in 26 giornate, poi alla 27esima si fermò mentre Dybala segnava all'Olimpico e un'altra romana fermava il Napoli 4-2, Dzeko e tutti gli altri giocatori di quella Roma lì, e dalla 27esima in poi il Napoli si fermò per poi chiudere comunque a un elevato numero di punti che, sai, averceli avuti quest'anno gli avversari, il Napoli poteva essere una roba diversa, ma Kvara, quando faccio il confronto di quel Napoli e questo, Kvara Insigne è quel giocatore che oggi risponde presente, che ha risposto presente nella partita dove si è procurato il rigore a San Siro contro il Milan. Non, magari non c'è stato, perché non poteva essere, sai, un Napoli 26 volte schiaccia sassi. Le uniche squadre che hanno
meritato il risultato, che potevano meritare di più di quello che hanno ottenuto, sono state le due milanesi contro il Napoli quest'anno. Napoli-Lazio, ovviamente, la grande organizzazione di Sarri, benissimo, ma poi se parliamo di meriti, io vedo 24 su 26 gare dominate dal Napoli, perché sì, forse un po' meno quella con la Fiorentina alla quarta di campionato o quinta, però per il resto oggi... Quello che mi hanno fatto vedere, anche nei minuti in cui sono rimasti in 10 contro l'Empoli, è quello che poi racchiude tutto. Questo Osimhen che butta per terra la bottiglietta perché non è contento e voleva fare di più. Si vuole tutti dare quel qualcosa di più anche quando tutto potrebbe essere arrivato, ma non finito. Ma non finito, la pressione che questi giocatori nuovi, questo mercato incredibile ha portato e va risottolineato, perché ai nastri di partenza non c'è un video ogni 5 dove il Napoli si potesse mettere tra le prime 3, forse appunto uno ogni 6, te posso beccare lo sciamano italiano che aveva previsto che Kim maggiore Koulibaly in questa stagione e chi altro Kvara maggiore Insigne eccetera eccetera. Perché io l'avevo fatto un po', no? Con gli amici, parlando, no? Avendo un amico come me, tutto sulle statistiche. Paragoniamo un po' quel Napoli al Napoli 17-18. Ci sono magari dei giocatori che possiamo ancora oggi vederli superiori. Quell'Amsic su questo Zielinski, quell'Allan su quello Zambanghissa, che comunque aveva un attimino perso, no? In queste ultime giornate. E si può anche tranquillamente dire, senza vergogna, che se il Napoli, nella partita con lo Spezia e qualche partita prima, aveva avuto delle fasi di down da qualche giocatore, qualche centrocampista, gli Zielinski in stesso, lo Zambo e il Politano che oggi è stato rispolverato, ma comunque sceso da quando si è girato il calendario, perché Lozano gli era stato superiore, ma era scomparso un po' dai radar. Qualcuno era rimasto a quei livelli, ma c'erano sempre stati Kvara e Osimhen a toglierti anche quei dubbi. Perché magari, anche con presenze diverse, non è detto che Elmas dal primo al posto di Kvara in ogni sacrosanta partita con Simeone al posto di Osimhen sarebbero arrivate quelle vittorie dove gli unici bonus provenivano da loro a livello fantacalcistico. Oggi c'è stato anche il gol di Rachmani, appena si è rotto Kim, e io dico che da ora in poi adesso Spalletti deve sapere bene che adesso è bellissimo far vedere a tutti Italia quanto è bello dominare tutte le partite con tutti i titolari. Però io fossi in lui comincerei a capire cosa è meglio rischiare o forzare in vista di quello che può essere il ritorno adesso con l'Eintracht per una clamorosa prima volta nella storia del Napoli in quello che potrebbe essere il passaggio del turno, per poi quelle notti lì. Quelle notti sono adesso il focus successivo a quello che è acquisito oggi, perché oggi è la vittoria contro la paura, contro le scaramanzie, che adesso basta muleti, basta corni al contrario, basta peperon, basta niente, tutto, basta niente. È arrivato quello che è arrivato, poteva non succedere, poteva esserci quel risultato che si è presentato l'anno scorso, il 2-3, e comunque l'Atalanta quando affrontava il Napoli al Maradona qualcosa aveva sempre fatto, anzi paradossalmente era più l'Atalanta che in casa aveva floppato con il Napoli, squadra anche un po' simile alla Lazio che in trasferta dà anche il meglio di sé perché hanno un'organizzazione, partono da delle idee ben precise che comunque si sono perse un pochino negli anni. Ora è un momento in cui l'Atalanta storicamente fa un numero clamoroso, la ricordavamo come quella degli over alle schedine che subisce, segna e fa un casino, sono 3 volte che non fa un gol, addirittura Lookman oggi non l'abbiamo visto. Io bravo a sconsigliarlo a tutti nella piattaforma Viola Alfanta, anche Højlund, ma come fai a consigliarli con queste squadre, con questa difesa che è a livello di quella del Milan? E c'è un poco da aggiungere. Il Milan però, che doveva essere la squadra, sai, che doveva oggi, mentre stavano sullo 0-0, rimanere nella testa dei napoletani, non c'è. A livello di punti, 47, praticamente sono 21 in meno con la gara da giocare. Ed è quella la squadra che era, vuoi o non vuoi, incaricata numero 1, ma anche insieme alla Juve stessa, che se vince con la Samp, se vince, va a 53. Quindi il distacco è abissale, punti ridati, punti non ridati. Lo scudetto non è lo scudettino che bisogna dire a fine anno che ha ottenuto senza le avversarie. A noi c'è stato sempre ricordato, 9 scudetti vinti senza avversari, perché si era già a marzo a più 15. Oggi che vediamo i distacchi a questo livello, alla 26esima giornata del passato, vabbè, una volta eravamo secondi, c'era un più 6, un più 8, un più 11, un più 1, un più 7, un più
anzi un meno 1 perché il Napoli appunto era primo quell'anno lì, un più 16, la Juve dei 72 punti, la migliore, ancora meglio di quella dei 102, ma nelle prime 26 aveva vinto praticamente tutte le volte tra i tre pareggi se non sbaglio. C'era un più 1 dei 19-20 con una grandissima Lazio di Inzaghi che poi si fermò dopo la pandemia. C'era, vabbè, e poi la Juve basta, ne che l'ha vinti 10. Quindi questo è, io fiutavo qualcosina che potesse sfuggire al Napoli perché poteva succedere. Ah, Lookman è entrato, ho visto il robot al Fanta, c'ha la stanghettina, te lo immagini. Oggi anche Gollini ha trovato spazio, saranno dolori per i fantallenatori che si troveranno forse in 10 in attacco, o in porta, chissà, Meret, Vicario e tanti altri, Derracciano. Vabbè, e le smadonne le lascio ai fantallenatori, noi magari un video del Fanta potrei riportarvelo martedì e mercoledì, forse mercoledì mattina che martedì sera c'è la Champions, questo ve l'ho detto solo a voi che arrivate alla fine del video, eh? Orecchie ben tirate, bella per i napoletani.